Lucio Caracciolo apre l'ottava edizione di Fare i conti con l'ambiente. Si è parlato di geopolitica. Si è parlato di geopolitica soprattutto in relazione agli effetti che i mutamenti ambientali stanno producendo sulla geopolitica mondiale. Per esempio, nella famosa e tragica guerra di Siria, una delle cause scatenanti è stata la gravissima siccità che ha colpito alcuni territori siriani, in particolare nella seconda metà dello scorso decennio, suscitando ribellione e rivolta contro il potere centrale. Un'altra cosa importante che abbiamo sottolineato è il ruolo che il controllo delle acque del Tigri e dell'Eufrate svolge nella battaglia fra lo Stato Islamico e le forze che cercano di contenerlo e di abbatterlo in Iraq. E poi molti altri motivi, per esempio la questione delle migrazioni verso il nostro continente è anche parzialmente dovuta alla pressione della desertificazione. Il deserto avanza, con il deserto si spostano i migranti e poi i migranti arrivano sulle nostre coste. Tutti questi fattori sono inevitabili per chi volesse analizzare seriamente i grandi mutamenti geopolitici in corso, il caos e le pressioni che sono ormai alle porte del nostro paese. Grazie a Lucio Caracciolo, Fare i conti con l'ambiente, Ravenna 2015.